Bella a tutti ragazzi, siamo su un nuovo episodio di Euro Truck Simulator 2. Siamo qua nella 17ª puntata di Euro Truck. Io direi subito di partire. Tanto con questo Renault lì fermo. Cambio automatico. Ah, bene, meno male c'era la macchina. Senti, questo Magnum mi è già rotto. Andiamo direzione Honnisbag. Ah, già devo passare di qua. Me ne ero neanche accorto. Ho abbassato un po' le impostazioni del video. Qua possiamo andare, sperando che la strada sia percorribile bene, in modo molto bene. Facciamo il San Gottardo e San Bernardino, come c'era scritto lì. Intanto il telefono scarico, ce l'ho al 7. Sono le 10:15 di sera, sempre del giorno 18 giugno, e adesso non dovrei essere più tanto impegnato, quindi potrei registrare anche 2-3 episodi al giorno, al D. Sono ritornato nella 1.34 versione di Eurotruck, perché nella 1.35 non c'è ancora la signora Promoz, e non so neanche se vado nella 1.35, adesso devo vedere bene come sono girato. Sto anche tanto bene io nella 1.34, a dir la verità. Intanto azzeriamo il contachilometri, mi sono dimenticato. Qua ho gli annapaglianti accesi. Un episodio l'abbiamo già registrato, che è quello che uscirà il giorno 19 giugno. Adesso sto registrando quello che uscirà il 20 giugno. E niente che dire, Honnisbag è una bella, bellissima città, io dico, è una bellissima città nel nord d'Europa. Una volta avevo già portato lì vicino Honnisbag, poi è normale che laghi un po', guardate quanta gente che c'è. Poi il camion fa proprio fatica a salire, finalmente ha deciso di cambiare. Scala confronto a ieri mi lagga meno male. Sentite, io qua vado di piede, guido con il pedalino 92, ahia, fa 1,5 km al litro sto camion a 38 ore, più o meno mi dice che mi fa ancora 1400 km, ma sì, dai. Noi del Volvo e dello Scania ci fidiamo. Cioè mi continua a cambiare per poi riscalare. Boh, è un po' strano sto gioco, eh. Intanto adesso è quasi tutta autostrada, si può dire, per andare a San Gottardo, per andare a Honnisbag. Fino a quando non arriviamo in Svezia è tutta strada brutta comunque. Guarda un Volvo V40, che bello. Finalmente decide di scalare. Andiamo agli 85. E oggi fa fatica andare il computer, non so il perché. È caldissimo infatti. Ho sbagliato. E boh, adesso vedo di registrare ancora 2-3 episodi. E poi però la strada che va su Honnisbag ve la vorrei portare tutta io. Intanto devo vedere come, diciamo così, devo resettare la console, perché come vedete non mi va più. Ed è un gran dispiacere, perché il coso mi va e non so il perché non mi vada più la console. Devo riuscire a capire perché sì, magari si è disabilitata la console, non so. Non saprei comunque. Oggi faremo 250-300 km, dai 15 ai 20 minuti di video comunque, tutti i giorni, cioè meno di 10 minuti io non faccio i video, perché sennò non ne vale neanche la pena caricarne. Qua è come, non stiamo alla Brennero, però è un'autostrada che a me non piace, se proprio devo
mettere io. Però non ti... Ah, mi lascia passare per forza. Questa strada è un po' bruttina da percorrere, però la ci dobbiamo fare. Ho messo di nuovo promos tutto perché siamo nella 1.34. Vabbè, l'avrò già detto 15 volte. Sto camion è molto bello, molto molto bello. Anche se non ha molti cavalli, però, ragazzi miei, 13.000 di cilindrata, però si fa sentire, va. 6 cilindri, perché mi sembra che il Volvo gli 8 cilindri non li monta. Non vorrei dire una cazzata. Però io essendo scanista, non lo so, cioè, so che lo Scania è lo Scania. Il Renault, per carità, lasciamolo pure in Francia, il Renault. Lo Scania, il Volvo, il DAF, li vengo, lasciamolo pure a Torino, Mercedes pure in Germania, e io... Mercedes ne ho sentato uno 2 giorni fa, nel video che avete visto martedì 18, sì. Ho sentato un Mercedes, un MAN e un DAF. Quello che guiderò volentieri di tutte e tre sarà il DAF, perché è un DAF molto figo. Gli interni, vabbè, gli interni sono quelli del DAF, c'è poco da star lì. Però il DAF in sé è molto figo, come è molto, come si può dire, tamarrato, è molto tamarro. Infatti ha gli specchietti arancioni, ha il muso nero e bianco, è molto tamarrato. Invece sto camion è un camion che mi ha prestato la ditta Girteca, e che infatti c'è lo sponsor Girteca sopra, e che esso mi ha detto che, cioè, mi facevano fare più o meno sopra 100.000 km. Infatti non c'è nessun autista sopra. Sopra ci potevo fare 100.000 km, e una volta fatti 100.000 km glielo ridavo indietro. Però io non ho pagato niente per sto camioncino. È un camion che mi ha offerto Girteca. Infatti, come vedete, è un po' sballato, perché nel cruscotto c'è scritto FH16, quando in verità è un FH13. Però fino a quando ci offrono i camion e noi non dobbiamo tirare fuori di tasca nostra i cosi, va più che bene. Almeno io sono di questo parere. E fino a quando le grandi aziende ci prestano i camion, va più che bene. Perché Volvo della Girteca ne hanno tanti, Volvo Girteca. Si può dire che viaggiano solamente con Volvo. Almeno se vai in autostrada, Girteca che vedi è solo Volvo. È una ditta lituana, quindi loro preferiscono se facciamo viaggi verso casa loro. Ma dato che noi non hanno capito loro che io preferisco fare viaggi verso Svezia, Norvegia, coso, vado verso di lì, perché la Norvegia e la Svezia sono dei posti bellissimi da visitare. Tanto qua c'è l'area di servizio. Qua devo frenare un po' perché... E niente, che dire, qua davanti ho un DAF, se non erro un DAF. Ho dovuto rimettere tutte le mod perché c'era la Soundfix che mi stava dando tanti problemi. E quindi ho dovuto rimetterle tutte in modo ordinato, si può dire. E infatti adesso non ho più problemi. Cioè, come non ho più problemi, c'è sempre la Soundfix, c'è tutto, però, diciamo così, 2 o 3 volte mi è crashato il gioco. Aia. Cos'è? C'è anche il rumore. Cioè, il Volvo ha il rumore della corsia, si può dire. Ma devo andare verso dritto. Qua è una strada brutta, non di più brutta, di più che brutta, che stretta. E boom, siamo in direzione Tedeschia, Germania, direzione, andiamo dai tedeschi a berci tante birre.
qua lì c'è sopra c'è la mongolfiera. Non so quanti minuti di video sono, boh. Intanto è 21, quindi sarà boh a 12 minuti. Ma no, forse neanche. Giocando dal portatile è brutto perché non. Cioè, chi gioca dal fisso almeno hai due schermi in cui una vedi OBS che ti registra e dall'altra vedi il tuo gioco. Ma se hai il portatile, ma non vedi una. Non posso dire parole, cioè, una mazza, non vedi proprio niente. Già 200 km abbiamo fatto. Cioè, se vuoi vedere quanto stai registrando, devi uscire dal gioco che fai control e tab, control alt, non mi ricordo ragazzi, scusate ma non mi ricordo. Comunque fai control e qualcos'altro, esci dal gioco e guardi quanti minuti hai registrato. Di servizio c'è un'area qua. Se là sopra mi fermerò e chiuderò la puntata sperando che. Ah no, avevo iniziato i 12 a registrare. Quindi boh, saranno già quasi 20 minuti. Un quarto d'ora più o meno è sicuro. Mi fermo in quell'area, meno così sono nell'aria. Posso fare la pausa di 8 ore. E almeno così posso chiudere la puntata. La 17ª puntata. Però ragazzi, anche col Volvo, con la Volvo, con la Volvo si viaggia bene, mamma mia se si viaggia bene. Tanto qua dov'è che devo andare? Sopra, Salitone, sì. Sopra. Oggi sono contento che non urlo che mi ha laggato un po' di meno il gioco. Appena detto, un frisciolio di lag. Frisciolio. Siamo a Basel qua, dov'è che siamo? Non stiamo vicino a Basel? Qua devo uscire? Devo entrare dentro la città, sì o no? Devo entrare, devo fare tutta l'autostrada, si può dire. Guardate che bei posti però, Basel, tutti questi bei posti. Sono bei posti da percorrere. Tanto qua c'è l'area di sosta. C'è l'area di sosta. E mi fermo e vedo quanti minuti sono. Ah, per entrare in Germania qua siamo. Mamma mia. Il tamburo qua lo vedi te? Fermo qua vicino a sto DAF. Anche questo episodio finisce qui. Siamo più o meno a. Stiamo entrando in Germania, quindi ci mancano ancora 3.200 km più o meno. È martedì, quindi abbiamo superato tutta la Svizzera come avevo detto. Boh, ragazzi, anche questo episodio finisce qui. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Ci vediamo domani con un nuovissimo video. Bella!